Coordinatrice campana dei Lions, oggi è la giornata mondiale per il diabete. È un problema molto sentito da tanta popolazione. I Lions sempre in prima fila, in un posto incantevole. Sì, in effetti stiamo sperimentando che il controllo della salute è veramente diventato un problema per tanti cittadini. Purtroppo è un periodo di recessione economica per cui molti si privano di questa attenzione verso la propria salute, per cui noi Lions abbiamo messo in primo piano tra le nostre varie attività proprio lo screening delle varie malattie. Oggi siamo qui per il diabete, ma ieri eravamo a Napoli per visite cardiologiche, odontoiatriche, sempre di diabete, insomma è una serie di controlli che devo dire trovano tantissimo riscontro, perché ripeto, la popolazione ne ha bisogno e dove c'è un bisogno cerchiamo sempre di essere presenti noi Lions. Presidente, 2 anni della sua presidenza, i punti più importanti realizzati con la sua presidenza? Sarebbe riduttivo dirne qualcuno, provo perché ne abbiamo fatti veramente tanti questi 2 anni, provo a dirne qualcuno, c'è ad esempio l'acquisto di un'autovettura per dei bambini che non hanno possibilità di essere accompagnati dai genitori nelle varie attività e quindi questa associazione ha avuto da parte nostro un contributo economico per fare questo tipo di service. Poi abbiamo fatto all'interno del territorio una serie di screening gratuiti per quanto riguarda la salute delle persone, sia nel campo odontoiatrico, nel campo del diabete, nel campo della nutrizione, nel campo cardiologico. Abbiamo anche installato dei pannelli nel territorio bacolese che illustrano i nostri tesori sommersi per dare la possibilità ai turisti quando si affacciano su una balaustra della costa flegrea di capire che sotto quel bellissimo mare c'è un reperto archeologico molto importante. E poi oltretutto siamo sempre disponibili per qualsiasi idea di beneficenza che possa venire non solo dai nostri soci ma anche dalla popolazione che ci segue sul territorio. Buongiorno, sono Carmela Anzalone, consigliere comunale di Bacoli. Ci troviamo stamattina qui in questo luogo fantastico presso la Casina Vanvitelliana, il Parco Borbonico al Fusaro, sempre città di Bacoli ovviamente. L'amministrazione è sempre molto sensibile per la salute dei propri cittadini. Stamattina siamo qui in collaborazione con i Lions per la giornata dedicata allo screening per il diabete. Sono qui alla presenza del presidente dei Campi Flegrei Antonio De Martino e la coordinatrice Elena Di Gennaro. Questa giornata ovviamente è dedicata allo screening per il diabete. Noi siamo sempre molto, molto felici di accogliere queste proposte. Sono iniziative che vanno nella direzione di garantire la qualità di vita dei nostri cittadini. Noi ci impegniamo molto a 360 gradi e questa è una piccola dimostrazione del nostro impegno verso i nostri cittadini. Grazie alla presenza dei Lions molto attivi sul nostro territorio, oggi come nel passato e ci auguriamo anche per il futuro. Grazie per essere qui. Allora, Assessore, com'è la situazione al Comune? Dal punto di vista del dissesto, diciamo che abbiamo trovato una situazione abbastanza dissestata, non soltanto in termini economico-finanziari, ma anche in termini di personale. Possiamo dire che dal nostro arrivo, ovvero nel 2019 ad oggi, passi in avanti notevoli sono stati fatti, sia dal punto di vista economico-finanziario, in quanto abbiamo dato un'impronta forte per quanto concerne la riscossione dei tributi, abbiamo messo in atto azioni forti di contrasto alle evasioni, tipo un regolamento che ci consente di anche di arrivare persino alla chiusura di attività che sono morose. Un ultimo lavoro importante l'abbiamo fatto per l'imposta di soggiorno che abbiamo applicato qualche anno fa, ma quest'anno sono partiti controlli abbastanza importanti su tutto il territorio e ha dato dei frutti notevoli in quanto sono state parecchie le attività scoperte. E poi per quanto riguarda il personale siamo in una fase importante in quanto è uscito il bando per
assunzione al comune di Bacoli. Questo non accadeva dagli anni 80 praticamente, quindi è un momento importante. Anzi, invito a tutti coloro che sono in ascolto di candidarsi, di controllare sul sito del comune www.comune.bacoli.na.it e vedere tutte le posizioni che sono messe a bando, e scadrà a fine mese, quindi diciamo che fino crediamo di poter fare ancora tante altre cose. PNR, come siamo messi? Allora, per il PNRR abbiamo importanti obiettivi e finanziamenti, il Comune di Bacoli ha ricevuto. Per quanto riguarda l'informatizzazione, che è mia delega, sono arrivati decreti per 750.000 euro circa, e ci consentiranno di trasformare la macchina comunale dal punto di vista della digitalizzazione, quindi implementare tutti quei processi che consentiranno al comune di diventare un comune altamente tecnologico. Come giudica questo screening sul diabete organizzato dai Lions? Io penso che la prevenzione sia fondamentale in tutti i campi, e il diabete ancora oggi purtroppo è una malattia per troppi aspetti è un po' sconosciuta, quindi io credo che sia importante e fondamentale questa giornata organizzata oggi dai Lions, che ringrazio vivamente a nome di tutta la comunità bacolese, perché la prevenzione appunto è importante, e ancora di più la prevenzione relativa ad una patologia seria ed importante come quella del diabete. Quindi invito tutti a venire, per chi ancora non l'ha fatto. Io l'ho fatto e credo che sia veramente un servizio importante. Grazie Lions. Sono Paola Capobianco, coordinatore distrettuale del service del diabete, e siamo qui a Bacoli, in questo splendido posto nella casina vanvitelliana, e stiamo facendo lo screening del diabete. Oggi è la giornata del diabete e siamo qui proprio per essere vicino alla popolazione e fare lo screening. Vogliamo far capire alla gente come è importante fare screening, come è importante guardare questa malattia che sembra innocua mentre è distruttiva? Sicuramente, e diciamo che metà della popolazione affetta da diabete non sa di essere diabetica, quindi noi dobbiamo fare lo screening sulle persone sane, presume che siano sane, e dobbiamo individuare le persone che sono soggette a contrarre la malattia. Siamo con una persona che naturalmente ci spiega che cos'è il diabete nella misura reale, ossia avendolo vissuto in prima persona, e quindi anche un allarme per chi dice di stare bene. Sentiamolo. Allora, io per negligenza non sapevo che avevo il diabete, e sono stato fregato perché non mi controllavo. Poi, quando sono andato a controllarmi, c'avevo 300, perché io non lo sapevo. Perché cosa è successo? Una mattina mi sono svegliato e ho sentito una caduta dell'occhio. E allora non vedevo più, in 5 minuti non ho visto più l'occhio sinistro. Sono andato qui, non ci sono pronto soccorso per questo, sono andato a Montesanto, all'ospedale di Montesanto. E là il medico ha detto: tu hai avuto uno stacco di retine e non puoi fare più niente. Mi sono operato 3 volte al policlinico, ho fatto 2 volte le cataratte, però niente più. Con questo occhio io non vedo più. Questa è la santa verità. Quindi quanto è importante i Lions, quanto è importante la prevenzione? La prevenzione, se fosse adesso, io lo farei tutti i giorni, mi controllerei tutti i giorni. Adesso lo sto facendo per paura dell'altro occhio, e ho 83 anni, ci vedo ancora con l'altro occhio, ma questo qua l'ho perso.
Salve, allora io mi chiamo Carmela Cionfrini e faccio parte del gruppo Tersicore. Il nostro gruppo non è una scuola di danza, è un'aggregazione sociale e culturale. Noi perseguiamo obiettivi sociali e culturali. E svolgiamo la nostra attività sul territorio, siamo sempre pronti a sostenere l'ente locale, le associazioni sul territorio e in modo particolare i Lions, proprio perché condividiamo gli stessi obiettivi, gli obiettivi sociali. Quindi ogni volta che i Lions ci chiamano noi siamo ben felici e ben contenti di partecipare e di supportarli, e insieme a loro ci divertiamo anche, sinceramente. Allora, vi ho visti ballare, specie lei trasmette un'allegria, qualcosa di particolare, che veramente è sempre col sorriso. Complimenti. Grazie, grazie. Ma il ballo per me è importantissimo, per me è fatto anche di divertimento, di energia, di benessere psicofisico. Anzi, io raccomando a tutti di come prevenzione di avvicinarsi al ballo, a qualunque tipo di ballo, al ballo popolare poi, perché è quello che io amo di più.